Salve ragazzi e bentornati sul canale. Oggi parleremo di un argomento importante per chi utilizza il computer e ci salva sopra lavori, documenti e ricordi. Vedremo infatti i motivi per cui i file possono corrompersi e diventare illeggibili all'improvviso. Comprendere questi motivi è fondamentale per proteggere i nostri dati digitali ed evitare alcuni errori. Prima di iniziare, se vi va, potete lasciare un mi piace al video e iscrivervi al canale per supportare le nostre guide e i nostri tutorial. Iniziamo! Perché i nostri file si corrompono? Punto 1. Virus e malware. Il primo motivo per cui i file possono corrompersi è l'attacco di virus e malware. Questi software dannosi possono alterare la struttura dei file rendendoli illeggibili. Mantenere un buon software antivirus è fondamentale per prevenire tali problemi. Punto 2. Interruzioni di alimentazione e guasti hardware. Le interruzioni di alimentazione e i guasti hardware possono causare la corruzione dei file, specialmente durante il processo di scrittura. Un'interruzione improvvisa può portare a dati danneggiati, rendendo difficoltosa la lettura dei file. Punto 3. Settori danneggiati sull'hard disk. La presenza di settori danneggiati sull'hard disk può influenzare negativamente l'integrità dei file. I dati memorizzati in questi settori possono essere compromessi, portando alla corruzione dei file. Punto 4. Chiusura improvvisa delle applicazioni. La chiusura improvvisa delle applicazioni durante il salvataggio dei file può provocare dei danni. Se un'applicazione viene interrotta durante il processo di scrittura, il file può risultare corrotto e illeggibile. Punto 5. Problemi di connessione durante il download. Scaricare file da internet può essere rischioso. Problemi di connessione o download interrotti possono causare la corruzione dei file, rendendoli difficili da aprire o riprodurre. Punto 6. Formattazione errata o incompleta. La formattazione errata o incompleta dei dispositivi di archiviazione può provocare la corruzione dei file. Un processo di formattazione interrotto può danneggiare la struttura dei dati. Punto 7. Errore umano. Infine, gli errori umani, come l'eliminazione accidentale di file critici o la modifica erronea dei dati, possono portare alla corruzione dei file. Ora, se vi siete mai trovati nella scomoda situazione di dover affrontare un file corrotto, c'è una soluzione che potrebbe aiutarvi. Vi presento Wondershare Repair, un programma progettato per ricostruire parzialmente i file corrotti, rendendoli nuovamente apribili e riproducibili, ma è anche in grado di colorare le fotografie in bianco e nero o di ripararle dai danni del tempo attraverso l'intelligenza artificiale. Seguiamo questa guida. Una volta installato il programma, la prima cosa che possiamo fare è selezionare una delle voci presenti nella colonna di sinistra. Poi importare i file da provare a riparare attraverso il drag and drop di una cartella o del file singolo oppure attraverso il pulsante aggiungi. Possiamo selezionare foto, video, file in generale. Una volta selezionati anche multipli, verranno aggiunti all'elenco. All'interno di questo elenco noi potremo dare il via alla procedura di riparazione. Ci vorrà qualche minuto in base al peso dei file. All'interno di questa schermata potremo vedere anche le caratteristiche relative ai file, come ad esempio la dimensione o la risoluzione nel caso di foto e video. Attendiamo che termini la procedura di ripristino e di riparazione di tutti i file in elenco. Una volta terminato, potremo decidere di visualizzare le foto in anteprima e dopo aver visualizzato l'anteprima delle foto recuperate e ripristinate, potremo decidere di salvarle all'interno di una cartella da noi scelta. Quindi doppio clic sulla nostra foto e visualizziamo se viene riprodotta in modo corretto. Ed è tutto per quanto riguarda la riparazione dei file. Se il video vi è tornato utile, vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un mi piace al video. Noi ci vediamo al prossimo tutorial. A presto!